tanti ritornelli. La donzelletta viene dalla campagna sul canale Dezione. Oh, mi posso stare. Ciao Luciano. Un sabato senza dirlo, due sabati senza dirlo. Sì, ma poi insomma, in astinenza fuori. Di leopardi è proprio. Il sabato del villaggio è molto importante, certo. Molto importante perché, a parte che noi ci troviamo anche noi in un villaggio, perché bene o male Montecatini è un paese e noi ci troviamo a Montecatini Terme, in all'hotel spa. Villa Rita, in una spa. Per noi è diventata una spa. Che sarebbe una SPA, e non una società per azioni, però è un centro benessere per Va noi. Va bene, dai, giochiamoci sopra. Grazie di essere con noi. Ci dicono che siamo sempre tanti e siamo sempre di più, e quindi questo ci fa veramente molto Ma piacere. Ti ricordi che ultimamente ci hanno detto in diversi, direi un po' troppi, che la trasmissione non va bene perché è troppo corta. Troppo corta, e meno male che è corta, devo dire. Ecco. Almeno... Dobbiamo fare un 24 hours proprio. Però siamo felicissimi di stare con voi, ma diciamo queste pilloline di mezz'ora vi fanno star bene, sì. Vi fanno star bene e noi ci fanno star bene perché sappiamo che entriamo con questa mezz'ora nelle vostre case, quasi di tutti. Certo. Partiamo con ancora Cidò. Genio e la Boobie Band. Genio e la Boobie Band. Vai Genio. Io canto fin da quando ero bambino, l'ho fatto anche per un bicchiere di vino. Ho venduto tanti dischi in vita mia e la mia voce porta l'allegria. Ho cantato nelle sagre paesane dove ancora ci son persone sane, in tante discoteche in riva al mare dove c'è la voglia di ballare. E ancora ci do e canto una canzone. E ancora ci do, regalo un'emozione. Miei. Ancora ci do, saltate più che mai. In tanti ristoranti sono stato, girando il mondo sai quanto ho mangiato. Carne, pesce, spada e bucatini, lasagne, campagnole e pendolini. E ancora ci do con la tagliatella. E ancora ci do vino con ciambella. Ancora ci do, vai con la fiorentina. Ancora ci do col pane e la piadina. Se ne ho amate in quantità, bionde, rosse, more, qua e là. Me ne filavo quattro ogni serata e mi son preso pure una sbandata. E ancora ci do con le belle donne. E ancora ci do, viva le minigonne. Ancora ci do, ma quale pastiglia. Ancora ci do, fa che una meraviglia. Ancora ci do. Ecco, io lo dico sempre ogni volta che la presento, con tutti i bei ragazzi e le belle cose che ci sono in Italia, doveva andare Paola Fabiani, che tra l'altro è anche una bella donna e ci dispiace anche un po', di andare a trovare il boyfriend americano. Ma magari è italo-americano, ma sono tanti emigrati. Cioè, è boyfriend americano. Vabbè, comunque dai, la canzone è molto carina. Glielo chiederemo quando verrà ospite da noi, quando si potrà. Okay. La canzone è molto carina e lei è Paola Fabiani, boyfriend americano. Sento questo movimento strano che fa, tum 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 tum.
acqua. Questi ragazzi a casa loro, tutti pensano che loro sono così, cioè non è che recitano, loro sono no, proprio Nina così. Non ha i bigodini sempre. No, ma a volte c'ha i bigodini, a volte no. Noi siamo stati invitati, tante volte siamo andati a casa loro, loro sono così. Qualcuno dice anche peggio, no, no. Sono proprio così. Ma non litigano mai, è una finzione. Sono divertentissime questa cosa. Lo sai che ci sono delle persone che seguono Ritornelli aspettando in gloria casa che Giannina. Ci sia casa Giannina. E adesso è arrivata casa sì, Giannina per voi. Il sentiero del cuore. Nina, ma sei pronta? Si fa tardi, eh? Sono quasi pronta! Ma che ora ci vuoi andare al teatro? Alle 2 stanotte? Va bene, aspetti 5 minuti, no? Beh, fai presto, dai! Fatta okay, l'appuntamento con Luciano! Ci aspetta, Luciano e la Paola lì! Su, sei pronta? 5 minuti! Vabbè, io sono pronta, eh? Sì, un attimo, finisco qua questa... Sì, poi... Ma guarda! Sì. Eh? Sì, sì, andiamo a teatro. Sì? Sì, sì. Va bene. Vieni vestita così? Andiamo a teatro così? Certo. Sì. Sai, Nina, è tutto il giorno che ci penso, no? E ho pensato che forse non è il caso che tu vieni a teatro con questa vecchia pelliccia. Davvero? Penso proprio non è il caso. È tutto il giorno che ci penso. E allora? Come hai risolto questo problema? Risolto in questo modo, non ho preso solo un biglietto. E io? Sitting alone in your room, come hear the music play. Life is a cabaret ocean, come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom, it's time for a holiday. Life is a cabaret ocean, come to the cabaret. Come test the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way your table's waiting, no use permitting some prophets of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower, as a matter of fact she rented by the hour. That day she died and nervous came to sneak her. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of her seat to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is
is sitting all alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret and ask for me. And ask for me. I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm gone like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that a long stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret. Revival VIP, vediamo un po' che cosa ci ha preparato la nostra straordinaria redazione per oggi. Grande, Blowing in the Wind, video originale del 63, Bee Gees. Wow, Archie, wow. Accidenti. Per quanto improbabile possa sembrare oggi, dato il loro successivo curriculum, i Bee Gees erano uno dei gruppi vocali che coprivano nel loro stile le canzoni popolari dell'epoca. La loro incredibile capacità di armonizzare sarebbe diventata un punto fermo nel suono della disco anni dopo. I Bee Gees si formarono nel 58, ma il loro primo album non fu pubblicato fino alla fine del 65. Nel frattempo il gruppo cantò canzoni pop e ballate in occasione di eventi pubblici e sulla TV australiana. Una di queste performances è stata nel 63 Blowing in the Wind. A quel tempo, come lo vedete e lo vedrete nel video, Barry Gibbs aveva solo 17 anni e i suoi fratelli gemelli, Robin e Morris, ne avevano solo 14, quindi tutti minorenni. Blowing in the Wind è una famosa canzone di contenuto pacifista scritta da Bob Dylan nel 1962. La canzone, che simboleggiava nuovi modi di pensare al mondo, è diventata una pietra di paragone per il movimento per i diritti civili e per le proteste della guerra del Vietnam. Tre semplici strofe sono sufficienti a Bob Dylan per interrogarsi su tematiche sociali ed esistenziali, in particolare sono il senso della condizione umana, l'incapacità dell'uomo di ripudiare in maniera definitiva e totale ogni tipo di guerra, e nel ritornello, rivolto metaforicamente ad un ipotetico amico del quale si potrebbe identificare l'intera umanità, viene data una risposta che lancia uno spiraglio all'ottimismo. Una risposta c'è, e a portarla basterà un soffio di vento, un blowing in the wind. Allora io devo dire una cosa straordinaria, questa è una cosa straordinaria, perché io pensavo, e ho sempre saputo fino a oggi che stiamo presentando questa canzone, che questa canzone l'avesse scritta Bob Dylan. Infatti, l'ha scritta Bob Dylan, ma loro si sono presentati appunto ancora minorenni a cantare loro in una hanno TV scritto delle canzoni australiana. Meravigliose, Start Joker, hanno scritto Una ragione di più, che è originale, cioè ce ne sono tantissime, però non sapevo di questa versione, cosa, che bello, non vediamo l'ora di accenderla. Grandi, poi vi racconterò un giorno per famosi falsetti dei Bee Gees come venivano fatti, parlando della febbre del sabato sera, ve lo racconterò un giorno, è una cosa tecnica, però adesso andiamo con Blowing in the Wind, Bee Gees. Revival VIP. Volare. Thank you.
una straordinaria canzone di Don Bachi che ho avuto l'onore e il piacere di incidere, che lo voglio dedicare a tutti voi, e devo dire che ho avuto anche dei bellissimi complimenti proprio direttamente da lui, da Don Bachi. La canzone è Poesia, per voi. Io che non ho e non ho mai creduto nell'amore e a niente che facesse batter forte forte il cuore, adesso che anch'io ho provato un poco di dolore, m'accorgo che la vita è poesia se c'è l'amor. Io credo edizioni Novali, wow, ci stupiscono sempre, in questo caso con questa bella novità. Tema d'amore. Tema d'amore. Samuele Bazzella e Claudio Novelli con questo bellissimo valzer che ascoltiamo subito. E vai. Thank you.
E con questo bel valserino vi salutiamo, ci vediamo domani. Ciao, mi amici. Raccomando, andate se potete e vi danno la possibilità, andate a ballare. Altrimenti fatelo con la musica di ritornelli a casa. Eh sì, ritorneliamo intorno al tavolo. Ciao, ciao amici, ciao a tutti, a domani. A domani. Quanti ritornelli